Sì, un ricorso per Cassazione non è pronto, è stato depositato. Il pubblico ministero fedele al giuramento costituzionale non esterna e non critica i provvedimenti, anche quando essi siano negativi, vanno rispettati, ma vanno impugnati. Quindi ci affidiamo alla Corte di Cassazione per capire se quel percorso indiziario, che a noi sembrava coerente, chiaro nella sua progressione logica, non è stato così per il riesame di Perugia, ma è fisiologico che questo accade. Aspettiamo che l'organo massimo, in questo caso, su questo incidente cautelare, la Corte di Cassazione, che ci dia una roadmap per continuare a lavorare su questa inchiesta, anche a favore chiaramente degli indagati, oppure se prendere atto che chiaramente il lavoro fatto deve essere azzerato, riazzerato e ripartire da capo. Quindi nessun problema. Ecco, non sono abituato come uomo ad aggettivare alcune vicende, no? Un'inchiesta viene demolita, abbattuta, ecco, sono termini che non appartengono a chi vive nelle istituzioni. Le inchieste vengono vagliate, verificate, le ordinanze annullate vanno rispettate. Ecco, quello che richiamo è la continenza. Il pubblico ministero non deve giudicare il lavoro altrui, deve rispettarlo. E lo rispetta assegnandolo, come prevede il codice di procedura penale, alla Suprema Corte di Cassazione, che ci darà il principio di diritto, ecco, visto che viviamo in un paese democratico, e ci acquieteremo o meno a seconda dell'esito. Perché chi vi parla, come tutti i pubblici ministeri italiani, noi non vinciamo e non perdiamo i processi. Non è le regole di ingaggio, come suol dire. Le regole di ingaggio sono quelle di costruire verità processuali. Lasciamo invece agli altri le biografie, no? Non facciamo gli storici. Noi scriviamo storie processuali. Poi quando queste processuali hanno letture diverse, io mi sono rivolto alla Corte di Cassazione, che ha il compito di valutare se il nostro operato è stato coerente, conforme alla giurisprudenza. Laddove non vi fosse, questo mestiere è stupendo, perché anche per chi come me ha molti anni di esperienza, ogni giorno si nutre di lezioni, e quando ci sono queste lezioni di umiltà facciamo un passo indietro e riprendiamo come prima, garantendo a tutti i diritti previsti dalla Costituzione. Quindi assoluta serenità da parte dell'ufficio che dirigo.